È stata un vero successo anche questa quarta edizione di Abitar, il salone dell'arredamento di qualità, ospitato ad Arezzo Fiere e Congressi. Fra le novità di quest'anno, una prestigiosa mostra di oggetti di design e la presentazione di un nuovo tipo di casa in legno realizzata con un sistema innovativo denominata Genian Wall. E poi l'altra novità, il salone del Vintage Handmade, una finestra sulla cultura retro con 30 negozi provenienti da tutta Italia. Con i tempi che corrono, il vintage, diciamo, la roba di seconda mano è più fa molto moda e tendenza. VIP oggi non ne ho visti tantissimi e insomma noi proponiamo questa cosa ancora più divertente del vintage in sé, perché è la vendita a peso, ovvero entri nel nostro stand, prendi una shopper, ti provi, scegli un capo, una borsa, un accessorio e la pesi. In base al peso paghi. In realtà il vintage ti dà la possibilità di acquistare e indossare qualcosa che magari precedentemente apparteneva a un VIP, è quella la cosa bella. È popolare molto più che d'élite il vintage in realtà. Il vintage è un ritorno, cioè una scoperta, una ricerca a quei tessuti che adesso sono irriproducibili. Perché il gusto che avevano negli anni passati l'abbiamo perso, cioè la voglia di fare le cose in fretta, le cose standard, cioè di massa, e invece prima era più curato e ripeto, avevano molto più gusto. Si può anche dire che era meno cinese il tessuto? Meno cinese, anche se ora insomma c'è un ritorno alla ricerca appunto di questi tessuti antichi. Venerdì 31 gennaio, sabato 1 e domenica 2 febbraio arriva il Salone degli Sposi, 50 stand per una ricca offerta espositiva e sfilate di moda a tema, dedicati al giorno più indimenticabile della vita di ogni coppia.